madame dama chiamata Donna Sabella. Non si sa con certezza se sia stata Isabella d'Aragona, regina di Napoli, o Isabella di Flamarino, principessa di Sarento. Però molti particolari inducono a identificare questa devota Isabella con la principessa di Salerno. Ora vi racconto brevemente la storia. Isabella era la secondogenita del principe di Napoli, Bernardo di Flamarino, e di donna Isabella di Cardona, sorella del già insediato vicepresidente di Napoli, re Monzo dei Cardona. Isabella nacque a Napoli intorno al 1503-1506. Nei tempi in cui la leggenda dei prodotti degli Arcticola Sacro della Legge del Carmelo si era già diffusa tra il mondo, prodigi di cui venne a conoscenza la famiglia materna di lei, i potenti San Severino di Salerno. Già principessa di Capasso, Isabella fu presa in sposa da un Ferrante, principe di San Severino, che, rimasto orfano di padre a meno di 2 anni, fu affidato ai Villa Marino, imparentati con i nobili pagano e loyale. Accadde che Don Ferrante, principe consorte di Donna Sabella, subì dal vicerente dietro il corrido una violenta accusa. Fu accusato da questi di eresia e condannato al rogo. Fu così che nella primavera del 1552 Donna Sabella, in incognito, come la più umile delle cristiane, partecipò alla celebrazione della festa della Vergine del Carmelo e chiese grazia alla Vergine per il suo non sorte per noi. Signore e contadini,
tutte per te, voi mamma dei calvini. Sto paese sarà staccione quando ricorre la festa tua. Voi maronna, quando si becca. Ogni vita che provano tu sei. A maronna esce il nome e sanno di la calata di loro. E viva Maria! Momento, prego. Per ordine di sua altezza reale, Vicerina, Pedro di Toledo e di la pena di morte al luogo di Don Fernante Villa Marini, principe di Salerno e di San Severino, è stata tradotta in esilio a vita in terra di Francia. Così, per grazia ricevuta, il principe consorte venne esiliato in Francia, dove morì nel 1569. Isabella, per caso suo, caduta in disgrazia per la condanna del marito, avendo fatto il ricorso da Madrid, morì, aveva 62 anni. Per la sua visita a questo bellissimo santuario di oggi, della Madonna delle Cattive, magari la porta ancora del mondo.